quello che fai. Joe, io vorrei che tu non avessi bisogno di me. Ma come? Ma come? Io non ho sempre bisogno di te, lo capisci? Ah! Ma non in quel senso, significa che sto bene, ma non troppo. E poi dimmelo tu che significa, visto che sei tutto... Dio, che stress! Oh, sei stressata, eh? E perché non me l'hai detto subito che eri stressata? Preciso, hai capito che eri stressata? Uno dice, oh, che c'è davanti da stressata? Ah, stressata, me l'hai mai detto! E adesso dici che sei stressata? C'è un'altra S qua, Gio, ti prego, ti prego, calmati! Una S non me la... Così mi fai diventare pazza! Non posso dire sempre le stesse cose. Perché vuoi che dica sempre le stesse cose? Non riesco a capire perché. Cioè, stanno così ordinati. Sono stanco, Tony. Non è possibile. Come non è possibile? Se ti dico che sono stanco. Non sei stanco. Forse hai ragione, non sono stanco. Tanto stanco, Tony, tanto stanco. Tanto stanco. Tanto stanco, tanto stanco. Tanto, tanto stanco, Tony. Tanto stanco. Tanto stanco. Che guardi? Guardo te. Ma va? Sei bella. Grazie. Bella, sei bella. Dai. Eh sì. Grazie. Un giorno verrai e io non ci sarò più. Prima o poi mi porteranno via con loro. Me l'hanno detto. E loro mantengono sempre le promesse. Lo dissero a mio padre e quel giorno arrivò. Se dici loro, giuro che ti stanzo. Loro! Doni, Doni, scusa, io non lo so che ho, ma io li vedo. Ecco, non ci posso fare niente, li vedo. O vedo. Peggio. Che fa? Facciamo il solito discorso. Forza. Aspetta, devo sistemare un po' di... Il solito discorso come sempre. Di sempre, però... Che cosa vedi? Vedo mio padre insieme ad altre persone, mi vengono a trovare. E perché ti vengono a trovare? Mi parlano, mi dicono delle cose. Che cosa ti dicono? Tu vuoi sapere cosa mi dicono? Cosa non mi dicono? Mi dicono che... Non te lo posso dire, Tony. Dai, rispondi, strizza cervelli, tu rispondi. Pronto. Salve, dottore. Sì, sono Donata. Sì, sì, quella carina, sì. Sì, sono io. Ah, dottore, dottore, volevo parlare di Joe. Ma come, parliamone a cena? Don, prego, ti spiego tutto, Don. Prego. Qual è la sede tua, Don? Prego, prego, Don. Don. Oh, sì. Don, non mi dovevo aspettare, cioè, è quasi... È quasi la fine, Don. Sì, bravo, bravo. Ah, ti spiego anche perché, Don.
giusto? Devi dire giusto. Giusto! Giusto. Ma chi ha deciso prima della gente cos'era giusto e cos'era sbagliato? Quelli che c'erano prima? Quelli che c'erano prima? Cioè, quelli che c'erano prima. E chi erano quelli che c'erano prima? La gente che c'era prima della gente che c'era dopo. Ma sei scemo? Dico, e chi era quella gente? E chi era quella gente? Non mi ripete, dico. E chi era quella gente? Ma che ne so chi era quella gente? Ah, non lo sai? Devi scendere. Te lo spiego io. La gente. Ma chi la conosce la gente? Ma che vuole la gente? Gio, dormi come al solito. Ah, come ti invidio. Io domani vado a lavorare e tu dormi fino alle 2. E alle 2, drin, drin, è arrivata la sveglia personale. Ah, in realtà sono sempre in allarme. Sono l'allarme. Sono 2 anni che mi vieni a trovare tutte le notti e loro sono contenti, no? Ah, Gio, finalmente sei arrivato. Pensavo mi avessi abbandonata. Sì, lo so che non lo faresti mai, ma questo ritardo... Certo che non ho dubbi, però mi sono spaventata. Va bene, se mi avverti sì, sei perdonato. E come stai? Scusa, non te l'ho neanche chiesto. Anch'io bene, grazie. Come sei bello questa sera, Gio.